tutti, oggi nuovo consiglio di lettura e per l'occasione sarà un consiglio di lettura estremamente fulmineo. Credo che questo video verrà molto breve perché il libro di cui vi parlerò oggi è più da vivere come un'esperienza che da raccontare, o quantomeno secondo me va sedimentato bene per poterlo raccontare, per poterlo diciamo dissezionare al meglio. Ma allo stesso tempo l'utilità di questi video è proprio quella di spingervi alla lettura e quindi voglio anche cogliere le sensazioni fresche che una lettura mi ha lasciato. E il video in questione si rifà a una lettura che recentemente ho terminato e che possiamo tranquillamente definire il caso editoriale dell'anno, il ritrovamento dei manoscritti perduti di un grande autore, un autore controverso, un autore odiato, amato, ma che è inevitabile, ha fatto la storia della letteratura e che, ammetto, anche nelle sue controversie, nel suo personaggio scomodo, apprezzo tantissimo, cioè ha dato alle stampe dei libri che possiamo tranquillamente dire capolavori, e sto parlando di Louis Ferdinand Céline. Ebbene sì, molti ormai sono a conoscenza della rocambolesca avventura che accerchia questo libro, ovvero Guerra, che è uscito alla fine di maggio per Adelphi. È un romanzo che Céline ha scritto negli anni 30 a cavallo tra quelli che possiamo considerare i suoi due capolavori. Viaggio al termine della notte che ho qui dietro, che mi chiedete sempre qual è il libro con il tizio in bianco e nero, è proprio quello, Viaggio al termine della notte, e Morte a credito. Céline durante questo periodo, anche se non è data per certa la data di pubblicazione di Guerra, si suppone proprio per alcune riferimenti letterari e narrativi all'interno di questo libro che si interfaccia tra queste due opere, ma ci sono ancora delle discussioni in merito. Guerra esce solamente adesso, è uscito in Francia nel 2021 per Gallimard. E questo perché? Perché durante una fuga che Céline fece durante gli anni 30, vennero ritrovati dei manoscritti da un ladro misterioso in casa sua. Ed erano una quantità di scritti, compresi romanzi praticamente compiuti, ma che ne necessitavano delle solite e certosine revisioni stilistiche dell'autore. E questi manoscritti sparirono nel nulla. È talmente rocambolesco questo furto che Céline finirà con lo struggersi per tutta la vita e dannarsi per tutta la vita su dove diavolo siano finiti questi scritti. La stessa moglie di Céline, Lucette, condivideva questo dramma fino alla sua morte. Lei è morta a 107 anni. E solo alla morte della compagna di Céline salta fuori questo giornalista di Libération, assurdo, che dice: raga, ce li ho io gli scritti perduti di Céline, me li ha dati un tizio 15 anni fa, li ha tenuti in cantina per un sacco di tempo e me li ha consegnati con la promessa però che avrei dovuto rivelare questa cosa alla morte sia di Louis Ferdinand che di Lucette. What the fuck? Vabbè, questo è l'aspetto sbarazzino a livello editoriale, ma interessa relativamente, anche perché ne hanno parlato tutti. Quello che ci interessa davvero è che abbiamo un romanzo inedito di Céline da leggere, anzi non uno, due, perché in Francia è già uscito Londres, che dovrebbe essere appunto un sequel di Guerra. E tra l'altro Guerra, in questo senso, è un romanzo estremamente interessante, proprio perché fa riferimento a, attraverso il naturale alter ego dell'autore Ferdinand, che è protagonista del romanzo, fa riferimento a un fatto biografico piuttosto cruciale nella vita di Céline, ovvero la sua esperienza sul campo di battaglia come corazziere, in cui subì delle ferite piuttosto pesanti, in particolar modo una frattura a un braccio e un colpo violento alla testa, che sono effettivamente centrali all'interno di un libro che è stato un po' salutato come se fosse
un quasi più che un romanzo, un trattato antimilitarista da parte di Céline. In realtà non prendetela come prendetela con le pinze questa dichiarazione che viene fatta sul libro, perché Céline è un autore che prende delle proprie direzioni e in questo senso è anarchico, è allucinante e proprio sfacciato, con una certa irruenza, una certa violenza, ma senza mai dimenticare anche l'humor, un certo humor nero che fa parte della sua letteratura, oltre al suo personalissimo uso della lingua. Nell'edizione italiana, che è stata tradotta magnificamente da un maestro come Ottavio Fatica, in particolar modo è interessante leggere anche la breve postfazione, la breve nota del traduttore, appunto ad opera di Ottavio Fatica, perché spiega come già Céline è complicato da tradurre, perché è un autore che della lingua, che con la lingua gioca tantissimo, ha questo stile capace di essere lirico al suo tempo estremamente volgare e grezzo, e Viaggio al termine della notte in questo è molto significativo, ma crudo, violento, diretto, ma allo stesso tempo unico nel suo genere, cioè solo Céline è in grado di scrivere in questo modo, anche ponendo effettivamente dei giochi, delle scomposizioni dal punto di vista grammaticale e linguistico, quasi come se anticipasse in modo narrativo la musica industrial. Io ci ho sempre fatto un collegamento del genere con Céline. Se fosse musica sarebbe un disco industrial cupo degli anni Ottanta, ok? Questo è un po' il riferimento che faccio, forse un poco elegante, però effettivamente è il più immediato che mi viene, ed è un po' quello che percepisco anche all'interno di Guerra, che come dicevo già è complicato tradurre Céline, figuratevi tradurre dei manoscritti, perché queste pagine erano scritte a mano, con una calligrafia non sempre leggibile, con svariate correzioni, sottolineature, e lo stesso Céline, prima di considerare un suo testo terminato, lo cambiava e ricambiava innumerevoli volte, quindi già è difficile, perché è come se stessimo lavorando su un progetto in ire, che ha anche dei buchi che vanno riempiti con magari degli appunti scartati, e allo stesso tempo però è affascinante effettivamente vedere un romanzo in divenire di Céline. Quindi è completo dal punto di vista di struttura, ma è come se fosse grezzo, e l'essere grezzo in realtà è un aspetto che in Céline è molto affascinante, proprio perché ha questo modo di scrivere che sembra quasi come se lui stesse vomitando parole, però capisci che c'è dietro una intensità, una forza, una potenza veramente unica nel suo genere. E se appunto per me i lavori compiuti di Céline sono dei dischi industrial, se dovessimo fare una comparazione con la musica, questo sarebbe un disco anarcho-punk, ok? Quindi proprio punk bello, aggressivo, aggrezzo, crudo, perché è come se fosse uno step ancora prima, un romanzo assolutamente anarchico che si apre con questa scena che fa riferimento appunto alla biografia stessa di Céline, senza sconti. Céline ci porta già nel campo di battaglia, dove seguiamo un Ferdinand creduto morto in mezzo a tutti i suoi compagni morti sul campo. Lui non è morto, è vivo, ma sembra che stia per morire sostanzialmente. Ha un braccio rotto e allo stesso tempo ha subito, perché questa attraverso l'esagerazione grottesca che a volte Céline mette nei suoi romanzi, il colpo in testa è stato dovuto da un'arma da fuoco, quindi è un po' come se fosse uno zombie il nostro Ferdinand, che viene immediatamente trasportato in questo ospedale, in questa clinica per i feriti di guerra, e da lì in poi il romanzo prende una piega
che ci aspettiamo e non ci aspettiamo, diciamo. Le successive 100 pagine, perché questo è un romanzo estremamente agile, veloce, schietto, ve l'ho detto che è proprio punk, prima ancora che il punk esistesse, ciò che viene descritto nelle 100 pagine successive è un vomito di parole, ma lo dico in senso positivo, una granata di parole, come se lo stesso Céline ci puntasse addosso il fucile, in cui si mischiano in una sorta di delirio allucinatorio gli orrori effettivamente vissuti dall'esperienza sul campo e l'eros, il sesso. È un libro basato su questa dicotomia tra eros e thanatos, dove però il sesso viene raccontato in modo estremamente pornografico, estremamente esplicito, però anche, e anche laddove si va veramente nell'esplicito, nell'exploitation quasi, mantiene comunque questo velo di umorismo bizzarro, volgare, ma appunto che sembra straniante nel contesto in cui viene inserito, che funziona, e dall'altra parte sembra anticipare di tanti anni il Bukowski più ispirato. Sono due autori molto diversi, però quest'uso dell'umorismo cinico legato a un eros così funambolico e a volte anche proprio scomodo, scandaloso, mi ha rimandato effettivamente a certe cose di Bukowski prima che Bukowski esistesse. E appunto questo libro va vissuto, cioè è molto difficile da raccontare, perché Céline è come se ci stesse fucilando sostanzialmente, e è una, secondo me, un riuscito, un potente vomito di parole, appunto, in cui si elabora più che riflettere veramente a fondo, si elabora le ferite fisiche e psicologiche che derivano da un'esperienza così intensa e traumatica come la guerra, appunto, che in modo secco dà titolo effettivamente al libro. È come se fosse una grande allucinazione, in cui persino dei momenti chiave a livello narrativo, come può essere il ricevimento di una medaglia d'onore, viene inserita in questa catena di surrealismo, di incubi e sogno ad occhi aperti, che sembra non avere significato, cioè sembra che il significato, il significante siano persi tra i fumi di un'esplosione. È molto interessante, io probabilmente ve l'ho raccontato in modo estremamente caotico e anche un filo superficiale, perché comunque quando mi ritrovo a parlare di autori così importanti come Céline, quando mi chiedono cosa ne pensi di Viaggio al treno della notte, perché non ne parli anche se l'hai adorato, beh, leggilo, perché non mi sento assolutamente all'altezza, però non potevo nascondere il mio entusiasmo nel leggere qualcosa di nuovo dall'autore. E quindi, certo, ve lo consiglio, è un libro tosto, mi sorprende, e da un lato sono contento del fatto che un libro così scomodo, così crudo, come non se ne fanno più, sia finito in classifica, probabilmente perché... Ma sì, è ok, è Céline, è un libro inedito di Céline, ma Céline comunque è un autore non così mainstream, tra virgolette, nei classici, quindi vederlo nella top 50 dei libri più venduti, addirittura primo in classifica tra Erin Doom e il libro dei compiti delle vacanze, mi ha un attimo messo un sorriso beffardo, mi è uscito un sorriso beffardo, non ho potuto che amare. Quindi sì, ve lo consiglio, è molto bello, esplosivo, è inquietante a suo modo, è sfacciato, provocatorio, è Céline, insomma, o vi piace o non vi piace, se amate l'autore, beh, vale la pena leggere. E io ho apprezzato, in realtà si coglie che è molto più grezzo
si coglie che è molto più secco rispetto a quanto può esserlo un viaggio al termine della notte, però l'ho apprezzato molto questo approccio anche non voluto dall'autore, perché effettivamente è proprio come se fosse una mitragliata di proiettili di questo libro e vale la pena leggerlo. Fatemi sapere se l'avete letto o non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto e che ne pensate. Detto ciò, io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!